Il pollo, la bolla, i passeri, la passera, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha, sono con la mia ragazza Ambra. Ciao. E siamo tornati con una nuova challenge. L'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo fatto la No Trump Challenge, una sfida scelta da Ambra. Non è che avesse molto senso, però ci siamo fidati e vabbè. Ma anche oggi la sfida l'ha scelta Ambra, quindi ci spiegherà lei in che cosa consiste, perché io non ne ho idea. La sfida di oggi è la Balloon Challenge e perciò qui ci sono dei palloncini che saranno i protagonisti di ben 3 prove. Wow! Insomma ragazzi, con questi palloncini andremo a sfidare la Balloon Challenge e vincerò io. Chiudete il video. Eh sì, ma tanto tu bari. Io bere. E tu fugge. Se io bere, tu fugge. La prima prova consiste in... Non lo so. Che consiste? No, non lo sai. No, non lo so, l'hai scelta tu. Vediamo il muscoloso Mike come apre questa bustina di palloncini. È questa la prova. Questa è la prova. Comunque ragazzi, io vi invito sotto nei commenti a farmi sapere se secondo voi questa sfida avrà un senso. L'ultimo non ce l'aveva. Guarda che queste sfide sono studiate, passano sì. I giorni su internet per studiare. Scienziati. Dai, facci vedere quanto sei muscoloso. Non c'è bisogno del muscolo quando hai il cervello. Oh, 3 ore ci hai messo, su! Allora, la prima prova, ragazzi, consisterà nel gonfiare questi simpatici palloncini con le faccine. Come fanno a vedersi? Smile! Ci divideremo 6 palloncini e 6 palloncini. Vince chi per primo riesce a gonfiare tutti e 6 palloncini. Quindi dobbiamo gonfiare i palloncini. Chi riuscirà a farlo prima dell'altro vince. Quindi Mike Shosha. Ragazzi, volete sentire il rumore che fa Ambra dopo che si è mangiato i fagioli? Che simpaticone! Chiariamo sta storia. Infatti sto rumore non lo fa solo quando si mangia i fagioli. Le battute di Mike Shosha. Voi, nei commenti adesso, chi vede il vostro pronostico, chi vincerà nella prima sfida, Mike o Ambra? Io vi do un consiglio. Scrivete Mike. 3, 2, 1... che è? Guarda io! Mica era il palloncino più grosso, eh! Aiuto! Shosha 1! 1! 1! 1! 1! Ma io sono 2! Mi sono incastrato il dito! Mi sono incastrato! Guarda, questi sono palloncini! Guarda il mio come ride, il tuo sta a piangere! 2! Io ragazzi direi che qua vinco per netta, per manifesta superiorità. Quindi vinco io questa sfida. Guardami, guarda. Oh, attenzione, forse ce l'ho fatta! Sì, 3-1. Ho gonfiato tutti i palloncini e adesso siamo pronti per la seconda sfida. Che consiste in? La seconda sfida consiste nello stare in piedi e praticamente dobbiamo cercare di non far cadere i palloncini a terra, che è più facile a farsi che a dirsi, però poi è difficile a farsi, è difficilissimo, perché inizieremo con 2 palloncini e poi pian piano vengono aggiunti gli altri e quindi non ci stai convincendo, è una spiegazione tremenda. Vabbè ragazzi, forse è meglio che lo vedete all'atto pratico. Io propongo, nei commenti suggeriteci delle challenge, non le fate scegliere Ambra, veramente. Ma scusa. Aspetta, suggerite delle challenge e mettetevi i pollicioni in modo tale che quella più votata sarà scelta la prossima challenge. Vai, iniziamo questa challenge. Inizierà Ambra, chi avrà tenuto i palloncini più tempo possibile in aria vincerà. Verrà cronometrata dai nostri esperti cronometri svizzeri. 3, 2, 1, via. Vai Ambra, un altro. Ecco, l'ha persi due, vabbè, ho perso. È tutto giù in piedi. Riprese level
Raga, ma che cazzo di challenge è? Guarda Ambra, non sappiamo quanto sei durata, ma fidati che sei durata poco. Ragazzi, anche in questo caso potete ancora mettere nei commenti chi vincerà secondo voi. Via. Dove sta? Ecco! È caduto! No! È caduto! L'ho preso col piede! È caduto! Senti, vieni, le riprese parlano. Guarda come me il giostro. Guarda come uno non te lo sei filato, è già caduto. Ah, non me ne sono accorto. L'hai tenuto, questo non ce l'hai tenuto! Mi senti, quell'arancione l'hai tenuto in mano, quello blu è caduto, quell'azzurro. Ho vinto! Quell'azzurro si è suicidato mezz'ora. Ho vinto io, facciamo un vado da. Sì, però non vale così, eh. Hai perso proprio. Vabbè. Appena abbiamo iniziato, tu hai già perso perché quello nemmeno l'hai visto. Nice. Vabbè, ragazzi, su questa prova non ci sono dubbi. Ho vinto io! Siamo pronti per l'ultima sfida, ma forse quella più interessante di tutta questa challenge, quella che probabilmente darà un senso a questo video. Allora ragazzi, questa prova consiste nello scoppiare i palloncini con le mani. Quindi qual è la cosa divertente? No, che ovvio che non le possiamo scoppiare con le mani così perché ci faremmo male. Ah beh, non perché sarebbe troppo facile, no, perché ci facciamo male. No, perché ci facciamo male. E quindi utilizzeremo questi guanti da forno. Quindi vabbè, ragazzi, chi scoppierà più palloncini vincerà. E quindi vi invito nei commenti a scrivere Mike Shosh anche per la terza prova. No. Cioè, quindi come dovrei fare così? Faccio come la montagna, sono una montagna! Ah! Ehi, ho fatto il buco, guardalo il buco. Stai facendo un video? Bravo! No! Gliel'ho buttato! Vediamo se ci riesce. Ti chiedo soddisfazione. Oh! Non so, raga. Sto sfida Wolverine, che ne so. Esatto. 3, 2, 1. Oh! Ehi! Voglio! Siamo una pulipasa! Dai, sono una pippa, 1-0. Young Gambiwa! Niente, sei proprio una pippa sta sfida! E si magari da mezzo minuto! Ma io ho perso 5 kg. Ma non. È vero, che sì, non è? È vero. Allora guarda, allora ragazzi, non lo scoppierò così, ma lo strapperò, perché io sono forte. 3, 2, 1, ma c'è il pro! Oh, ma tu ti sta a mettere la vita, su! Stavo a lanciare la sfida ai miei pro. Secondo palloncino di Ambra. Sempre più veloce di te. Però ragazzi, c'è un motivo perché Ambra è così brava. Perché è una campionessa a rompere le palle. Questa, l'ho vinta io sta sfida, già siamo a 3 palloncini. 3, 2, 1, vai! Vabbè, oh. Vabbè, però. No, io ho trovato il metodo e tu no. Basta, fine dei giochi! Fine dei giochi! Ho vinto 2 sfide! 2! Avrò pure perso la prima, ma le altre due l'ho vinta. Ma che cazzo senti? Oh, l'ho vinta. Quell'altro il pallone ti è caduto subito, l'ha ripreso. Ragazzi, secondo voi chi ha vinto? E quindi ragazzi, con il dubbio su chi avrà vinto questa sfida, questa balloon challenge, ci salutiamo. Io vi invito nei commenti a suggerirci nuove challenge, perché quelle che sceglie Ambra è chiaramente... Allora, adesso, seriamente, mi devi dire chi altro ha fatto la balloon challenge. Ma non ho capito, c'è un motivo. Ma l'abbiamo fatto noi ragazzi, e quindi dovete supportarci con un bel pollicione in su. Quindi ragazzi, lasciate un bel pollicione in su sulla faccia di Ambra. Qua ragazzi ci dobbiamo superare, arriviamo a 15.000 mi piace per una nuova challenge. Sperando che la scegliate voi. Ragazzi, sceglietela voi, perché questa non le sceglie fatte bene. Continuate a suggerircele. Quindi ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Roscia e da Ambra. Ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, ciao.
stronzo. Che cappeggino.